perché oggi in piazza ad esprimere le vostre contrarietà nei confronti di Tal? Siamo qui oggi perché come movimento vogliamo mettere pressione sui governi affinché agiscano nella crisi, nei confronti della crisi climatica. In questo caso la regione Friuli Venezia Giulia non lo sta facendo. I progetti di queste quattro centraline saranno alimentate a gas metano e con questo Tal vuole prendere pure dei fondi pubblici dalla regione ogni anno. Tre studi indipendenti hanno smentito le affermazioni sui benefici che questi progetti potrebbero portare dell'Università di Udine, di Trieste e dell'Agenzia per l'Energia. E in più ci sono due ricorsi al TAR pendenti che non sono ancora stati esauriti. Con tutto questo la SIOT sta continuando la costruzione dei suoi progetti senza remore e con l'appoggio della Regione. Siamo qui per mettere in luce tutto.